solitamente racconta balle. Manino ha detto in ufficio, il dottor Ingroia è il ritratto di Che Guevara, come dire, già questo basta per non aggiungere altro, però dopo non ce la fa resistere e aggiunge dicendo di solito Ingroia viene mosso da capricci, capricci personali, insomma. Dell'Utri, che credo che le riserva i complimenti migliori, dice Ingroia è un pazzo, direttamente. Non è normale, andrebbe ricoverato direttamente. Tra l'altro, quando disse queste cose era sostanzialmente anche sotto inchiesta, quindi diciamo che se l'è cercata. Io poi, mettendomi anche nei panni di chi viene offeso, mi dico, ma questo qui lo querelo? Perché cioè, con queste offese di solito ci si querela facilmente. Il dottor Piero Stellino, che è un capo del Corriere del... sono stati tutti querelati. Questo lo volevamo sapere. Il dottor Stellino ha detto, il dottor Ingroia è ignorante, così, ignora, nel senso che ignora. Poi però c'è stata una replica dove è stato suonato qualcosa al dottor con la stessa musica, dicendo che in realtà quello che ignora di più forse è lo Stellino. Cicchitto, diciamo, a giorni alterni, fra i feriali e i festivi alterna una stilettata, quindi qualche giorno fa aveva detto Ingroia, era affezionato, sì. Ingroia è un falsario, poi l'ho ripetuto anche due volte perché magari c'è qualcuno la prima non l'ha sentita, quindi lo ripeto, è un falsario due volte ed è anche una grave anomalia italiana. Anche ieri ha detto peccato che noi politici non possiamo influenzare la magistratura come invece la magistratura influenza la classe politica, che a pensarci bene è un paradosso totale, nel senso che nell'ultimo ventennio se c'è qualcuno che ha provato a manipolare l'attività della magistratura è proprio la classe politica, quindi lui invece vuole sostenere il contrario dicendo peccato che non riusciamo a manipolare la magistratura. La prima domanda era, io avrei querelato, quindi la risposta c'è stata già, un po' di querele stanno scorrendo, e l'altra è, distinguiamo i ruoli, ma comunque battute a parte, in realtà si parla anche di riforma della magistratura, quindi separazione delle carriere, processo breve, processo lungo, finché governava Berlusconi si alternava anche lì, un giorno si favoriva il processo lungo oppure quello corto. Qui verso quale direzione stiamo andando, visto che in Parlamento si parla anche di questo? Beh, per la verità, in questo